Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, oggi parliamo di monopattini elettrici, bici elettriche. E allora questo video nasce grazie a uno di voi che mi ha chiesto tramite messaggi qui, commenti su YouTube, e mi ha scritto: ciao Fox, ma che BMS posso andare a mettere io sulla mia bici elettrica per dare più potenza? Allora, innanzitutto io ti posso dire che in passato ne abbiamo già parlato e la scelta delle BMS non è semplicissima, ma neanche complicata. Innanzitutto devi avere un po' di esperienza nella saldatura, nel cablaggio di cavi, e devi prestare tanta attenzione. Perché? Perché stai andando ad agire nella batteria. La batteria litio è il componente più pericoloso, può esplodere senza che te ne rendi conto. Fai attenzione. E allora, punto 1: che voltaggio hai? Cioè, la tua bici elettrica monopattino che voltaggio ha? Mettiamo il caso, è una batteria da 48 volt, perfetto, sta a significare che ha 13 celle serie. Tu, per andare a sostituire la BMS originale, che dopo aver smontato la batteria hai letto da qualche parte, per esempio 25 ampere, quello originale, vieni a dirmi: Fox, ma 25 ampere sono pochi, io voglio mettere una 50 ampere. Perfetto. Numero 2: compra una BMS 48 volt 13 serie. Mi raccomando, se è 13 serie, la BMS vecchia deve essere 13S, la BMS nuova. Se è 10S, deve sempre essere. Se è 7S, cioè 24 volt, questo è 36 volt, dovete sempre ed esclusivamente utilizzare BMS con lo stesso numero di celle in serie. Perché? Perché se montate una 10S su un pacco batterie 13S non funziona nulla, perché come capirai ti restano tre celle non connesse, perciò la BMS non bilancerà nulla, non funzionerà e non può funzionare niente, o meglio funziona, ma il tutto non funziona a 48 volt ma funziona a 36. Il pacco batterie lo usi male, perciò non fate errori sulla scelta. Il brand, ci sono tantissimi brand, i più famosi che io ho collaborato sono Dalì, che è quello che uso per la maggiore, e poi ci sono altri brand non così tanto pompati né come forma delle BMS né come tecnologia, sono più economiche, però in linea generale vanno bene. Importante numero 3: utilizzate BMS che abbiano il bilanciamento integrato. Non comprate BMS senza bilanciamento, perché se monti una BMS senza bilanciamento, il tuo pacco batterie non verrà più bilanciato in maniera scontata. Questo vuol dire che dal momento in cui vai a ricaricarlo puoi avere problemi. Perché? Perché ti ritrovi una cella con questo valore di carica, una con questo valore di carica, una ancora più scarica, una molto più carica, una di metà, e non va bene. Il pacco batterie, le celle in serie devono essere tutte allo stesso livello. Se una è 3,7, devono essere tutte 3,7, e questo è il lavoro della BMS. Perciò puoi fare il cambio. Dopo che hai acquistato la BMS, sotto in descrizione ti lascio alcuni link di alcune BMS scelte tra le migliori, e vai anche sul canale Telegram, dove giornalmente ti lascio coupon, ti lascio offerte ed errori di prezzo. Ti faccio un esempio: qualche giorno fa è uscita una BMS, prezzo di listino 50 euro, errore di prezzo 15 euro, ragazzi, 15 euro. Idem 16 euro, un controller per scooter elettrici, controller brushless, al posto di 52 euro 16 euro, se non sbaglio.
tutti errori di prezzo che troverai su Telegram. Se vuoi sapere di più invece su questa tecnologia delle batterie litio, della costruzione da zero, la riparazione di pacchi batterie, di bici, di monopattini, anche perché ragazzi è il futuro, e se tu vuoi imparare un nuovo mestiere, mettere da parte i soldi, farti una carriera lavorativa proficua, perché qui girano tanti tanti soldi ragazzi. Oggi chiunque abbia un monopattino vuole una batteria secondaria per andare ad avere più capacità, più autonomia, più percorrenza, idem anche le bici elettriche. Perciò se vuoi studiare questo mondo, io ti invito al mio webinar Battery Maker. Sotto in descrizione troverai tutti i link al sito e poi alla piattaforma. Lo potrai seguire direttamente da casa tua tramite smartphone, computer, tablet. Quando hai tempo vai, segui, studia, fai pratica. Ti verrà spedito a casa il faldone cartaceo per studiare, per leggere, e anche l'attestato di partecipazione al webinar by Fox Tech. Se ti servono invece, se ti serve aiuto, se ti servono consulenze, io ti ricordo che io faccio anche questo, consulenza privata tramite mail. Invia una mail, prenota e saremo a tua completa disposizione. Se il video ti è piaciuto, like, ciao e al prossimo video.